benvenuto ai nostri ospiti, che volentieri accogliamo questa giornata di allerta gialla, un po' come dire un piccia, o non proprio di Maccaia, come si dice, Genova di Perugia, diciamo così. Ecco. Benvenuto importante perché, come dire, il tema è stimolante e peraltro viene così, passano coraggioso. Io, come sanno i docenti del mio collegio, ho iniziato la mia carriera con gli altri di scuola primaria, quindi come dire ho un contratto ovviamente, Mario Lodi, da tanti punti di vista. E poi ho un contratto anche da genitore, nel senso che ho trovato come dire le due cose molto, molto particolari e molto difficili. Sono particolarmente contento di avere qui oggi delle autrici, di poter poi ascoltare, diciamo, quello che è una cosa importante come questa. Ho avuto modo, come dire, anche di leggere, devo dire, in parte, ma non soltanto le foto di copertina, perché ho detto che bella cosa, finalmente una cosa che mi toglie dalle scartoffie, dalla dirigenza, dai problemi quotidiani, no? E quindi ho letto lì, ho letto di NCE, insomma, io poi ho una storia, come dire, professionale di vicinanza con quel movimento quando facevo quel mestiere, là, di maestro della primaria in una scuola la cui dirigente, come dire, era stata membro attivo di quel movimento, quindi, come dire, leggerlo tra le prime pagine e ragionare in quegli anni e delle eredità di quegli anni. Eredità, mi permetto, complessa, perché in realtà odierne sono tanto diverse, sono post-ideologiche, qualcuno dice fluide, non lo saprei cosa sono, fluide forse sì, nel senso che non abbiamo più alcuni riferimenti importanti, forse ne dovremmo trovare degli altri. Ed è quindi un piacere, come dire, è un onore anche averla qui, e averla qui perché magari, come dire, un ragionamento insieme ci consente di provare in questo mare magnum, in questa fluidità, in questa strana era in cui ci troviamo oggi, a ritrovare qualche ancora. E se la ritroviamo noi educatori, io faccio dirigente scolastico, ma non, a parte che continuo a firmarmi professore, non per, come dire, fare quello che voglio fare, ma perché sono rimasto e rimango un insegnante nel cuore e un educatore. Ma se noi educatori ritroviamo qualche ancora, credo che, come dire, qui siamo nella sede della Don Milani, in sperimentazione nazionale, insomma, forse riusciamo ancora a trovarla, ma ne abbiamo bisogno sempre di più. Magari riusciamo anche ad ancorare la navigazione dei nostri ragazzi in questo mare particolare, perché poi naturalmente solo loro potevano navigare. Io questo penso, e quindi nella lettura del libro ho trovato, come dire, davvero tanto un'analisi importante, così se voglia, davvero importante, la fase storica che ha portato, ma anche degli spunti di riflessione importanti che sono qui e ora utili a noi, perché è vero, fare scuola, come dire, è ancora un mestiere bellissimo, almeno io lo credo, sono convinto che lo credono anche gli insegnanti della mia scuola, che ormai un po' conosco, il terzo anno che sono qui, ho cominciato un po', come dire, a conoscere. Mi fermo qui perché poi divento noioso, non voglio e non serve a nessuno. Quindi la parola a chi la devo dare, mi chiedo alla, come dire, coordinatrice. Io sono solo la valletta. Faccio la valletta. Allora, Carla, Buonasera a tutti, io sono Carla Ida Sabbiati e sono del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario di Mario Lodi, che è un'istituzione che seleziona ogni anno all'interno dei centenari alcuni italiani illustri. Quest'anno Gassman, Tognazzi, Fenoglio, bicentenario di Canova, cioè siamo a questi livelli, e centenario del maestro Mario Lodi, unico maestro all'interno di così specchiati e noti nomi. Quindi sono molto orgogliosa di appartenere a questo comitato nazionale che è istituito dal Ministero della Cultura
e vi porto il saluto del presidente Francesco Tonucci. Ringrazio ovviamente la scuola Don Milani, signor preside, lei a nome di tutti i docenti e ovviamente genitori. Ringrazio Sara per l'aiuto che ci ha dato a organizzare questi tre momenti che Genova dedica a noi. Dico solo che il Comitato Nazionale, sotto la sua egida, da quando ha cominciato a operare, cioè il giorno della nascita di Lodi, che è il 17 febbraio, lui è nato nel 1922, noi siamo nel 2022, che bravo, fatti i conti, speriamo non ci sia un professore di matematica. Bene, e dicevo che sotto la sua egida sono stati organizzati in questo periodo fino ad oggi quasi 300 iniziative. Avevo detto 200 una settimana fa, quando il professor Boero mi ha invitato a parlare di Lodi a San Salvatore Monferrato, la segreteria mi ha ripreso e mi ha detto no, sono quasi 300. 300 di tutti i tipi, tantissime scuole, tantissime università. Oggi viene inaugurato Didacta, che è una fiera della didattica, celebre, molto importante, e da quest'anno anche in Sicilia, quindi in contemporanea parte Didacta a Catania ed è dedicata a Mario Lodi. Non che parlino solo di Mario Lodi, ma è dedicata. Quindi ringrazio assolutamente dell'ospitalità a nome del Comitato. Ringrazio ovviamente Vanessa che nei suoi giri in giro per l'Italia per presentare il suo bel libro Il passero coraggioso ha voluto venire a fermarsi anche a Genova, e Vanessa sarà presentata dal professor Pino Boero, che ringrazio ancora di più perché è impegnatissimo naturalmente e penso non abbia bisogno di presentazioni per tutti i ruoli che ha in qualche modo in cui si è presentato sia dal punto di vista scientifico culturale al mondo della scuola. È stato illustre docente del nostro Ateneo, è stato anche preside di un del dipartimento, vero adesso si dice, non più facoltà, del Dipartimento di Scienze dell'Educazione nel nostro Ateneo, e poi ha avuto anche una, credo interessante, attività amministrativa essendo stato assessore alla scuola, e quindi penso che anche i genitori come cittadini se ne ricordino assolutamente nei 5 anni in cui è stato assunto anche questo ruolo amministrativo importante. Grazie davvero, grazie a tutti di essere qui, lascio la parola per poche battute, come ha fatto il preside, a Movimento di Cooperazione Educativa, qui rappresentato da Alberto Speroni, che ti chiedo di venire, assieme al Comitato Nazionale, appunto abbiamo avuto partner il Movimento di Cooperazione Educativa qui a Genova per 3 iniziative e la rivista Andersen, che chiamo qui anche la direttrice Barbara Schiaffino, perché sarà di grandissimo sostegno, soprattutto di promozione alle iniziative. Chi di voi vuole parlare? Ciao Alberto, grazie. C'è qualcosa? Okay. Allora, ciao a tutti, come ha detto Carlaida, vabbè, non sto a rifare l'elenco dei ringraziamenti, mi accodo. Io rappresento, non sono il delegato, ma sono qua in rappresentanza del movimento, del gruppo territoriale di Genova dell'MCE, che forse alcuni di voi conoscono. Per chi fosse interessato, visto che credo che Vanessa lo nominerà diverse volte, nel suo libro compare molte volte, capirete perché, chi fosse interessato a capire un po' meglio che cos'è il movimento, dove ci ritroviamo, che ora, eccetera, noi siamo laggiù in fondo, potete farci le domande che volete. Ci sono le riviste in visione per capire, perché abbiamo anche un'attività editoriale. Mario Lodi ha scritto molto per la rivista di cooperazione educativa. Penso di non dire un'eresia se dico che non sarebbe stato lo stesso maestro se non avesse incontrato il movimento, perché
la cooperazione è l'ingrediente fondamentale per formarsi, per crescere, per imparare delle cose. Lui l'ha sempre detto anche da novantenne, e nel 2011 è stato eletto come presidente onorario del nostro movimento. Il gruppo genovese è relativamente giovane, cioè c'è stato negli anni 70, poi diciamo che si è spento negli anni 2000, nel 2014 è stato rifondato, quindi noi ci siamo, facciamo attività di formazione adulta e organizziamo eventi come questo. Io adesso faccio una domanda, non so se dell'incontro del 15 devo dirlo io o lo fa Barbara. Ma un po' che accennano tu o assolutamente? Ok, questo è il primo appuntamento, l'incontro del 15 di cui Barbara vi parlerà meglio, che però trovate qua dietro. Volevo solo specificare che le iscrizioni sono chiuse perché abbiamo già raggiunto più di 70 iscritti, però è possibile comunque iscriversi nel modulo che è indicato. Si finisce in una lista d'attesa e comunicheremo a noi se i posti vanno a scalare e se si può essere ammessi, ok? Grazie. Questa è una bellissima notizia, Alberto, cioè, perché non ci eravamo ancora aggiornati. Questo il programma dettagliato della giornata del 15 la trovate nella cartolina che è sulle sedie, se non la trovate comunque lì con lo sala tavolo ne abbiamo ancora. Ci abbiamo tenuto a farla molto dettagliata, su un foglio di sala dove troverete tutti gli interventi che saranno, si accenderanno nel corso della mattinata e nel laboratorio del pomeriggio. È un peccato per chi non è ancora iscritto, far venire la voglia di partecipare a questo momento senza sapere con sicurezza se potrà accendervi con la lista d'attesa, però è anche molto bello poter salutare questo momento importante, perché una giornata di studi non si fa facilmente. Io questo voglio ringraziare tanto Carlaida Salviati, perché diciamo il lavoro anche di cucina tutte queste settimane, questi mesi di lavoro è stato fondamentale e importante. Anders si è limitato diciamo a fare un po' da collante, da rete e dare comunicazione attraverso la rivista, cioè tante comunicazioni, quindi social, web e quant'altro, per far sì che questa cosa si sapesse non solo a Genova. Ma anche fuori, perché è bello, cioè siamo orgogliosi di poter dire che Genova anche ha salutato questo importante centenario con una serie di iniziative che si aprono proprio oggi con la presentazione di questo libro e in ultimo, lo troverete sulla cartolina, uno spettacolo teatrale di Giorgio Scaramuzzino che ci sarà invece a metà novembre al Teatro Nazionale. Quindi tre cose diverse, tre cose importanti e diciamo, l'invito ovviamente è quello di seguirci. Qui con ho portato con me anche alcune copie della rivista Andersen del mese di marzo 2022 che abbiamo dedicato integralmente, un monografico dedicato a Mario Lodi, e qui diciamo, voglio anche ringraziare Pino Boero che ci ha davvero onorato di una curatela, no? Di un'ideazione curatela di questo numero che volevamo fare bene, no? Anche se l'esaustività su un giornale, un mensile non si può pretendere, però una panoramica a 360 gradi sulla figura di Mario Lodi mi sembra che sia stato così importante, forse tra i primi strumenti. Io sono a disposizione, ho anche portato qualche attestato di partecipazione per gli insegnanti che ne avessero piacere, so che molti insegnanti della Lorigliana hanno già magari modo di farsi riconoscere questo momento, ma chi lo desiderasse in fondo ho portato anche qualche attestato per colleghi di altre scuole. Vi ringrazio, vi saluto e cominciamo. Buonasera a tutti e a tutti, mi fa piacere essere qui, anche perché come ricordava Carlaida Salviati, anche il mio passato amministrativo nell'amministrazione Doria mi ha portato diverse volte a incontrarmi con la Domitani e mi fa piacere essere qui anche con Vanessa, perché con Vanessa abbiamo un lungo rapporto ma soprattutto a distanza.
di letture, di condivisioni, poi negli anni del Covid, ancora più a distanza con i quadratini delle varie riunioni, e invece finalmente siamo qui dal vivo. Inizio parlando un po' di lei e del libro e dei suoi libri, perché questo libro in fondo fa parte di una trilogia. Lo state registrando? Sì. No, non vuoi parlare di me? Grazie. Ci siamo. Don Milani, Rodari, Lodi. È una trilogia che ognuno di noi capisce quanto sia significativa e importante, ma soprattutto è una trilogia che affronta questi autori con un dato che io riconosco fin dall'inizio a Vanessa: la capacità di mettersi totalmente in gioco a livello politico. Se voi leggete il primo capitolo di questo libro, trovate i suoi ricordi scolastici, la DCP, la nonna Isolina, ma guardate che non sono non è facile autobiografismo, è semplicemente portarci dentro nella parte, portarci dentro nel testo e leggere il testo. E io credo che in un momento come questo, soprattutto legato alla storia della letteratura per l'infanzia, alla produzione per bambini, riuscire a mettere in gioco tutto se stessi, la propria sensibilità, la propria infanzia, oltre alla propria cultura, la propria capacità di lettura, è dote e dono, direi, dono e dote significativa, perché siamo troppo abituati a fermarci alla superficie delle cose. E questo fermarci alla superficie delle cose, che ormai investe, sarò perché sono pensionato, anche l'Accademia, investe l'università, talvolta purtroppo investe la scuola, invece è il vero limite di ogni lettura critica. E quello che devo dire che mi ha colpito positivamente in tutta la trilogia, e in questo caso specifico nel libro su Lodi, è che Vanessa dedica sì a Lodi, ovviamente allo spazio, ma lo dedica al contesto storico, che non è solo quello dell'MCE, ma che è quello della storia della scuola, che è quello anche della lettura che ne è stata data nei vari momenti. E quindi quando dico mi fa piacere avere l'infanzia, è importante che ci sia, parliamo di libri anche per l'infanzia, e devo dire che approfondire da questo punto di vista, senza lasciarlo agli storici dell'educazione che sono capaci a raccogliere immensità di materiali, con Vanessa qualche volta ne abbiamo parlato, ma poi sono incapaci di leggerli. Perché per leggerli ci vuole non solo la competenza, ma ci vuole anche la sensibilità, il mettersi in gioco. Io credo che anche a livello, lasciatemi dire, politico e civile, Vanessa in questo caso si mette in gioco. Si è messa in gioco con Don Milani, si è messa in gioco con Rodari, si è messa in gioco con Lodi. E per iniziare la nostra conversazione, poi lascio parlare lei perché lei è la protagonista, io sono solo un comprimario. Lasciatemi fare, l'età senile porta poi alle autocitazioni, mi perdonerete, non è mai stata la mia abitudine. Nel 1972, forse ancora da laureare, appena laureato, collaboravo al Secolo XIX con recensioni e uscì sul Secolo una mia recensione all'edizione di C'è speranza se questa accada un po'. E lì io dicevo una cosa che ci fa, almeno mi ha fatto ripensare leggendo quelle cose di Lodi oggi e altro, e dicevo che quasi Lodi era diventato un tempio, idea che io poi ho ripetuto nel 1980 concludendo un mio volume di saggi dicendo ma Lodi, la classe di Lodi rischia di diventare un santuario. E questo era il rischio che Lodi onestamente ha sempre rifugito, ha sempre tenuto lontano, ha sempre messo davanti il movimento, ha sempre messo davanti il lavoro ovviamente cooperativo. Però la stessa, io leggevo allora l'iconografia inaudiana,
in cui presentavano l'ordine e le copertine, c'era quest'aria ieratica, un po' da profeta, silenzioso, eccetera. Quindi contribuire a dare un'immagine che era antitetica, io credo, a quello che voleva davvero dire storicamente di rivoluzionario nella scuola. E allora, concludendo non tanto l'articolo del secolo quanto il capitolo di questo volume dell'80, mi chiedevo se tutti questi lavori di Lodi, non solo di Lodi, e queste spinte rivoluzionarie nella scuola servissero a qualcosa o non fossero piuttosto lo schermo di una scuola tradizionale che, e dicevo, rischiamo di citare Lodi e i testi di Lodi come un manuale dell'Atlas, perché io rischio era quello. Allora, io credo che si potrebbe iniziare adesso a parlare con Vanessa proprio parlando di questo, visto che il suo libro è un libro anche di storia della scuola e di storia di come sono state recepite le idee innovative nella scuola italiana. Andiamo a quota libera, guardate, non abbiamo concordato nulla, quindi se mi dici non mi piace la domanda, accetto. Io non ho ascoltato niente perché era un rischio di commozione troppo alta, per cui a un certo punto ho iniziato a fissare quelle inferriate per distrarmi dalla... Non sto scherzando, però veramente all'inizio ho avuto molto paura di commuovermi perché non sono retorica e ovviamente Pino sa quanto io sia una persona poco usa a piaggerie, anzi normalmente ci litigo con le persone. Quando dico che sono onorata di stare qua con lui questa conversazione, è come, non lo so, per uno studioso di Dante, appunto, presentare un lavoro di filologia con Contini, insomma, si parla di... Quindi, veramente, io ho conosciuto il lavoro di Pino Guero quando ovviamente ho iniziato a studiare Gianni Rodari e per questo, appunto, sono così felice adesso di essere qua con lui, non solo per questo, ma anche perché questo testo per cui cita, Diffusione Impossibile, di cui lui è fra, in quel momento era uno dei giovani autori, è un testo fondamentale dell'80, no? Nel rileggere, l'anno in cui muore Rodari, nel rileggere appunto la letteratura per l'infanzia in Italia e da porre alcune questioni fondamentali, fra queste proprio quella che sottolinea Pino, già appunto avendola anticipata nel 72, del trasformare queste figure in icone, fondamentalmente, in icone e quindi in quanto tali irraggiungibili, irraggiungibili, cioè, e quindi in qualche modo scuse per dire vabbè, ma quello è Gianni Rodari, vabbè, ma quello è Mario Lodi, mica lo posso fare io, così, e in questo effettivamente magari dopo ci torneremo, anche la casa editrice Einaudi non ha avuto poche responsabilità, anche se ovviamente ha contribuito a rendere Lodi non solo icona ma anche famosissimo, ed è forse uno dei motivi per cui continuiamo a parlarne oggi, è perché è entrato in quel catalogo. E, però appunto l'idea di trasformare queste figure, no? Pino, quello che io pensavo avrebbe finito la frase, ma questo era l'esito anche possibile, appunto, è come citare Lodi dando poi voti, citare Rodari facendo fare l'analisi logica, no? Questa era una grande paura di Rodari, quella lì che un giorno sarebbe stato appunto studiato a scuola, le sue filastrocche, i suoi giocattoli, no? Sarebbero stati usati per fare una scuola tradizionale come quella che invece lui sperava di combattere con i suoi libri, i suoi lavori, le sue riflessioni sulla lingua, sulla didattica della lingua, sulla didattica del terrore. Quindi a sua volta, infatti, Mario Lodi aveva detto che la grande tragedia di Rodari sarebbe stata quella di vedere trasformate le sue filastrocche come uccellini in gabbia, no? E destino che è toccato in sorte allo stesso Lodi da vivo, visto che Lodi è morto nel 2014, quindi a differenza di Rodari non ha potuto vedere l'involuzione che la sua lettura prendeva, insomma, anche strada facendo, no? Per cui già alla fine, già all'inizio degli anni 60, proprio subito, c'erano appunto dei grandi attestati di stima di Lodi, ma di un Lodi più immaginato che reale, e lui stesso se ne rendeva conto. C'è un bellissimo dibattito a
a Genova, se non sbaglio, del 74, con le MCE di Genova del 74, che cito nel libro, che, nel quale appunto si spiegava a Lodi come Lodi doveva interpretarsi, no? Con quella verve assolutamente, quella protervia, direi, politica dei tempi, appunto, che... ovviamente lui, essendo più da un signore di una certa età, cercava di smontare a partire invece dalla prassi, dalla sua attività di maestro, di insegnante. Quindi sì, questo è un tema importante ed è il tema fondamentale quando ci confrontiamo con queste figure, che davvero sono figure rilevanti, non solo perché sono state così iconiche. Noi non stiamo facendo un ragionamento sull'iconografia, no? Non solo, io anche quello, come giustamente rileva Pino, perché in tutti i miei tre lavori ho cercato di guardare anche la lettura che di questi personaggi si è data, la lettura giusta, sbagliata, la retorica, l'uso politico, soprattutto con figure come quella di Don Milani, insomma, abbastanza clamoroso poi nell'averlo frainteso, ma anche proprio come loro stessi si sono no, percepiti, visti, costruiti come figure pubbliche. Quindi, per esempio, appunto, questa questione della riproducibilità delle esperienze, che è un tema particolarmente vivo sia in Lodi che in Don Milani, che a differenza di Lodi sono due figure che sono entrate a scuola in modi diversi e l'hanno fatta. Su questo io credo che valga una cosa che ha detto Balducci su Don Milani, che però possiamo usare anche per pensare a Lodi, quando a un certo punto gli chiedono ma secondo lei il modello di Don Milani è replicabile? No, questa è una domanda che si faceva sempre a Lodi: ma il tuo modello è replicabile o si può fare la scuola come vuoi te, soltanto a Piadena? E Lodi diceva sempre: sì, certo che è replicabile se si impara ad insegnare, perché l'insegnamento è una tecnica, è un mestiere, ovviamente è anche un'istanza, una passione, una politica, però non basta la passione per insegnare bene, bisogna avere la passione e l'umiltà per imparare a farlo, no? Attraverso appunto la cooperazione, che è, come ha detto Misalberghi, la cosa più bella inventata nel Novecento a livello educativo, e le tecniche, appunto. E si chiedeva appunto a Balducci: si può fare scuola come Don Milani? E lui diceva: non si può prendere un personaggio così carismatico e trasformarlo in un modello, perché appunto il carisma non è detto che ce l'abbiano tutti. Il carisma è come il coraggio, no? Come diceva Paolo Abbondio: o ce l'hai o non è che, esatto. E invece appunto per insegnare a scuola, cioè per avere una scuola democratica per tutti, in un paese democratico, bisogna che ci sia uniformità, per cui anche una persona timida, anche una persona non carismatica, anche una persona non necessariamente un Don Milani sappia insegnare bene a scuola. E questo è un po' il tema di fondo appunto del mio tentativo, che poi appunto è anche un tentativo anticentenario, perché poi appunto i centenari normalmente riproducono, diciamo, la questione dell'icona, no? In qualche modo, anche se non intenzionalmente, però nel dibattito pubblico è molto facile semplificare dicendo il grande maestro, il maestro eccezionale. Ecco, io cerco in tutto il libro di dire no, non il maestro eccezionale, il maestro che si mette lì e ragiona con gli altri e che appunto trasforma l'eccezionalità in regola, e questo mi sembra una cosa più importante da fare anche da un punto di vista proprio civile. Grazie. Beh, questo mi richiama un altro tema, perché negli anni, diciamo, del trionfo anche, se vogliamo, mediatico per allora, di Lodi, una delle accuse che venivano fuori era quella: ah, tu fai scuola in un paese, tu nasci in una realtà contadina, noi appunto realtà di città industriali, eccetera. Ed era comunque pesante come accusa, perché in realtà il mondo contadino via via, da fine Ottocento, si era disgregato, di fatto resisteva, ma resisteva in certe aree, mentre l'industrializzazione andava. Io credo che una riflessione su questo, e un po' viene fuori anche dal libro, ma è chiaro che porterebbe lontano, ma una riflessione sul fatto che invece proprio la cultura contadina,
che Lodi assorbe, in cui nasce la ricerca stessa di Canti o altro, a cementare e a dare idea di quello che poteva succedere anche in altre realtà, non solo quella. Io stesso in anni giovanili, e Lodi era ancora attivo, visitai la sua classe, effettivamente era in condizioni inimmaginabili. L'unica cosa positiva e bella era quella che sapevamo, il banco, la cattedra che non c'era, i banchi e la libreria in mezzo all'aula, lo scaffale con i libri, eccetera. Però è un contesto totalmente diverso. Io credo che la scommessa sia stata proprio quella di dire: da questo contesto e da questa cultura contadina è nato Lodi. Poi, se vogliamo, possiamo anche discutere dei limiti che ci sono in questa cultura contadina. Chi un po' mi conosce o ha letto altre cose sa che, ad esempio, io, quando Lodi si scagliò contro la televisione e astutamente la messa non ne parla, è una posizione talmente apocalittica, talmente, devo dire, anche anti-rodariana, se vogliamo, che a me ha lasciato così. Però probabilmente nasce anche da un mondo in cui era nato, cresciuto e che gli è servito moltissimo. Vuoi dire qualcosa? Sì, grazie anzi di questa domanda. Perché io non ci sono arrivata perché ho trovato questa ottima scusa, che io ho deciso di parlare di Lodi maestro dentro la scuola pubblica, quindi fino al 78. Lui va in pensione nel 78. Quando l'ho scoperto, ho detto: meno male. Perché avevo già deciso che volevo affrontare Lodi nella sua carriera scolastica, perché mi interessava raccontare appunto come si cambia la scuola dal di dentro, no? Perché Don Milani la cambia dal di fuori, Rodari a scuola non ci sta. Invece io volevo uno che stava in classe tutti i giorni, faceva didattica, ragionava con i colleghi, ragionava per dire che a volte ci litigava anche, e si scontrava con i presidi, aveva le circolari dei provveditori, insomma la vita normale di un insegnante. Come fa un insegnante operato da tutta questa roba qua a rivoluzionare la scuola italiana da un paesino della Val Padana? Ecco, però appunto poi il 78 va in pensione, fonda la Casa delle Arti e del Gioco, vince il premio Lego, insomma diventa un altro Lodi, e quella cosa lì ho detto appunto non mi interessa più. Per fortuna, perché poi appunto alla fine degli anni 80 vengono fuori anche queste posizioni veramente anti-rodariane, ma chissà appunto Rodari quella fine degli anni 80 che avrebbe detto veramente. Perché Rodari appunto muore col poverino nell'80 dopo aver difeso Goldrake, no? Alla suo ultimo intervento pubblico a favore dei cartoni animati giapponesi, e io ancora lo ringrazio perché mi ricordo il trauma di bambina quando me li levarono per quella maledetta lettera dei genitori di Imola che scrissero al Presidente della Repubblica dicendo che i bambini, dopo che avevano visto Goldrake, davano i pugni al bidello. Genitori democratici di sinistra, mamma mia! Vabbè, e quindi io che già li adoravo a 6-7 anni, ricordo, e benedissi ovviamente l'avvento delle televisioni private che mi riportarono tutto il Giappone e la violenza in casa, come era stato un tempo. Quindi, appunto, però invece è vero, quindi c'è questa cosa che però possiamo dire probabilmente è anche una cosa della tarda età, perché non tutti invecchiano, diciamo, mantenendo la lucidità d'approccio rispetto a certe questioni, no? E per cui io ovviamente è una persona eccezionale come Lodi, ti perdono anche questa cosa, insomma, ovviamente, di non aver alla fine, di essersi arrabbiato, di aver detto: io non ce la faccio più per la televisione, basta, spegniamola e torniamo a guardare il mondo fuori dalla finestra. Però, tornando indietro e appunto alle origini del suo pensare, proprio in qualche modo, del suo agire, della sua riflessione, è vero, come dice appunto Pino Vero, c'è la sua relazione con il mondo contadino, che non è solo una relazione biografica, perché lui appunto nasce in questo universo della Val Padana, dove, come ci ha insegnato per esempio Bertolucci ovviamente, ma come ha conosciuto chiunque sia cresciuto in una casa, insomma in una famiglia contadina come me per esempio, la relazione con la materialità dell'esistenza, la morte, l'uccisione del maiale, lo squartamento del coniglio, così fa parte della formazione, dell'educazione sentimentale di ogni ragazzino o ragazzina. Ma c'è anche un passo in più, che è quello che poi lui porta nella scuola, cioè siamo
immediatamente dopo la guerra, c'è questo universo contadino piegato da vent'anni di fascismo e quindi al quale è stata tolta la voce, che era una voce che veniva dal movimento operaio dei primi dell'Ottocento, quindi una voce di rivolta, socialista, insomma, che era riuscita a sopravvivere anche a quel disastro che era stata la prima guerra mondiale, anzi appunto nel biennio rosso era riemersa, poi bastonata, Patria di Rodi compreso, dall'avvento del fascismo. Ecco, però quell'universo lì c'era ancora, stava lì e bisognava, era come questa cosa, no, che è diciamo, la mancanza di voce, no, di chi è stato a lungo fatto stare zitto, no? Quel fenomeno che Paolo Wilowski, per esempio, in un libro bellissimo su Heimat, riconosce ai reduci della prima guerra mondiale, ai reduci dell'olocausto, come se i contadini fossero stati reduci da un trauma ventennale del fascismo. Allora questa cosa della voce del movimento contadino bisognava in qualche modo risolverla. E lì Gianni Bosio, che è un intellettuale socialista, inizia a fare ricerca sul mondo contadino. Lodi è vicino a Bosio perché fanno entrambi parte del Partito Socialista, geograficamente delle stesse zone. E quindi c'è questo strumento, che poi è uno strumento che avrà una fortuna rilevantissima e che poi risponde alla prima parte della domanda, cioè città-campagna, campagna-città, come si fa a portare il vostro metodo in città, cioè la ricerca, il metodo della ricerca. Il metodo della ricerca di cui Francesco De Bartolomei si parla immediatamente dopo la guerra, nel 1951, è un metodo che ovviamente viene dagli Stati Uniti, da Dewey, però si arricchisce nell'Italia di quegli anni di tutta la cultura, lo spessore culturale e la volontà politica che ci mette il movimento socialista, la relazione con i russi, la relazione con il positivismo russo, con chi andava a fare, come diceva Italo Calvino, a scomodare le nonne per farsi raccontare le fiabe, e tutto questo, che è una cosa che a fare una costellazione veramente sarebbe entusiasmante, anche a disegnarla, finisce lì a parlare con i contadini. No, per cui c'è questa tradizione meravigliosa, questi strumenti analitici che vanno dalla linguistica appunto dei russi alla pedagogia degli americani, così, e precipita in questo universo. Lodi fa il maestro e dice: ma sapete che io questa roba la porto a scuola e la usa con i bambini. A questo punto questa cosa diventa veramente diventa quella rivoluzione che è stata, nel momento in cui poi, incontrando gli altri maestri del movimento di liberazione educativa, diventa sistematica. Però il metodo della ricerca è un metodo che si può usare in città e in campagna, è un metodo che viene usato per fare le inchieste appunto a Milano-Corea, che viene usato per fare le inchieste nei contadini di Rocco Scodellaro, i contadini del Meridione, cioè viene usato nella depressione del Sud, nelle zone operaie del Nord, viene usato dentro le periferie di Roma, penso poi a quello che farà Don Sardelli con Non tacere anni dopo. Il metodo della ricerca è il metodo, come dice Bruno Ciali, attraverso il quale il lavoro operativo fa lavorare tutti allo stesso modo ovunque, e si può fare ricerca sulla mucca piuttosto che sul lavoro salariato, ma è quella la questione del metodo, no? Bisogna insegnare, come diceva Rodari, ai bambini a nuotare, a attraversare il mare, non a svuotarlo. Okay. Certo, e questo porta a un'altra considerazione, che la vicinanza comunque in quei momenti e anche negli anni successivi, ad esempio fra Lodi e Rodari, Rodari stesso raccoglie con Cesare Vermani o altro motivi della tradizione popolare, che poi vanno a confluire tutti in letteratura, perché non dimentichiamo, giustamente Vanessa parla del Lodi maestro e quindi cita ovviamente CP e le sue opere, non parla del Lodi scrittore per l'infanzia, ma se andiamo a vedere anche l'opera di Lodi scrittore per l'infanzia, risente di tutto questo patrimonio, che non è un caso è il patrimonio della cultura popolare. Non è un caso, guardate, che proprio in quegli anni, ad esempio 50, significativi, Calvino raccolga le fiabe italiane e le raccolga sotto stimolo di Cocchiara, antropologo, studioso di fiabe, e queste diventino il patrimonio nazionale. Guardate che non si cita mai abbastanza, io credo, quella frase e quel dibattito cui partecipò Rodari, ma sicuramente come posizione condivisa da Lodi a questo proposito,
in cui eravamo post 68, poi negli anni 70, e c'era l'idea molto così di distruggere le fiabe tradizionali, perché hanno i re, i principi, le principesse, le foreste, non ci sono più una civiltà moderna, eccetera. L'unico in questo dibattito poi pubblicato, in cui c'era ad esempio Giuliano Amato e tanti altri, non lo so, non me lo sono sempre chiesto, ma forse perché non c'è, insomma, me lo sono sempre chiesto anch'io, non so perché ci fosse, non c'entrava niente, ma Giuliano Amato è entrato nella storia un po' ovunque, diciamo, no? Fino all'ultimo, alla volta, senza Amato non puoi fare nulla, da qualche parte. Rodari, davanti a queste posizioni, no, via la fiaba, dice: ma voi non vi rendete conto della forza e della potenzialità della fiaba? E le fiabe italiane di Calvino, ad esempio, rappresentano il momento dell'unità nazionale. Il momento dell'unità nazionale dei tedeschi sono state le fiabe dei Grimm, perché prima di questa età romantica in Germania c'erano tanti staterelli. Quelle raccolgono un patrimonio antropologicamente consolidato altro. Noi ci siamo arrivati tardi, dice Rodari, perché? Perché prima c'era il fascismo, c'era lo stesso, e cita ad esempio il voto delle donne, dice: ma adesso, dopo, dal 46, noi siamo Stato, eccetera, e le fiabe consolidano. Quindi questa idea di ricercare, di dare in fondo a un patrimonio che possono essere i canti popolari, può essere la dimensione del dialetto, anche questo, tutto sommato, la dimensione dialettale, che pure era in qualche periodo storico definita mala erba dialettale da cancellare, invece in questo caso ci sta, perché è comunque un accettare di entrare in comunicazione, a proposito di cooperazione e di lavorare insieme. Quindi io credo che su questo effettivamente le riflessioni che vengono fuori, ma infatti sono importanti. Aggiungo un elemento su cui poi chiedo ulteriori lumi a Vanessa. Lodi, non è, quando inizia questa sua attività, non è proprio un neofita nemmeno della cultura, perché con Bosio iniziano questa collana Universale Ragazzi, che è particolarmente significativa, e ce l'ho, adesso la faccio vedere. Alcuni libri fanno parte della mia collezione, temo che Vanessa li ho messi di qui perché temo che Vanessa me li porti via, e sono libri significativi perché molto diversi in genere e nei modi. E questi fanno parte, e io credo che nessuno abbia mai investigato questo elemento. La prima che ne parla è Vanessa, quindi se vuoi dire qualcosa. No, cosa... va bene, grazie. Allora, sono libri formato quadrotto che portano, questa è la dimensione dell'avventura. Di pugili o altro, però è significativo primo il formato, secondo l'idea di dare in questi anni, e siamo, guarda, nel 60, giù di lì. Ma sai, la collana sia del 60, però qui non c'è la data. Non c'è la data, ma siamo del 60, insieme. 61. Poi addirittura pubblicano questo libretto. Io intanto me li metto in borsa. Qualcuno ricorderà il Pirelli scrittore, il figlio cattivo della famiglia Pirelli, che andò tutto a sinistra e che fra l'altro morì qui a Genova perché fu coinvolto in un incidente stradale, riportò gravi ustioni e morì qui a Genova. E questo è un altro libro, ma oltre ovviamente il famoso soldatino del Pimpumpa, noto e più volte ristampato anche recentemente di Lodi stesso, che guardate caso tocca il tema del rovesciamento, perché questo soldatino del pum pum pim pum pa con il fucile non spara e uccide, ma basta che punti il fucile e rovescia, e rovescia il potere del sovrano, che è un tema poi di Rodari, ma che è un tema della cultura popolare. Il carnevale che rovescia, e questa è intelligenza. Ma l'ultima cosa
estremamente significativa, che precede ad esempio l'Enciclopedia Io e gli altri, tutta la polemica che ci fu sulle vignette di Luzzati, come nascono i bambini, è questo: come nascono i bambini, molto chiaro, molto semplice. E dietro questo, questa presentazione, c'era Lodi insieme al gruppo, non era da solo, ma è significativo. Allora, anche questa esperienza, secondo te, quanto ha contato per Lodi e nelle esperienze poi didattiche successive? Vabbè, chiaramente tantissimo, peraltro appunto il formato poi rimanda appunto ai formati della collana per leggere per fare, no? Il formato quadrato degli anni 70. Ovviamente parlare di queste cose a Genova, insomma, la settimana scorsa ero a Fano, dove è nato il Movimento di Cooperazione Educativa, e pensavo, vabbè, ma a Fano tutti sanno che cos'è il Movimento di Cooperazione Educativa, invece no. Cioè proprio nessuno, e però invece appunto per cui penso un po' alla stessa cosa di Genova, cioè a Genova tutti conoscono l'editoria radicale alternativa dei tardi anni 60 e primi anni 70, perché è una cosa che è stata così importante nella mia vita. Io appunto da bambina avevo a scuola, in quanto figlia di persone direi molto sinistra, io e gli altri, come enciclopedia, che era stata partorita da questa città, e facevo le ricerche in questa enciclopedia, dove appunto nei due volumi di, era appunto 8 volumi monografici e 2 volumi di dizionario, c'erano la S strage di Stato alla P Pinelli, e io facevo le ricerche normalmente appunto a scuola. Questa cosa qua, quindi per me era proprio da bambina, io pensavo che tutti in Italia studiassero su Io e gli altri. Poi andavo da mia cugina, aveva i 15, e dicevo, forse non è così, però appunto, ecco, però tutta questa cosa ha molto a che vedere. Chiaramente c'è un filo tenacissimo che va da questa collana dell'Universale Ragazzi, no? Che appunto nasce dalle edizioni del Gallo, quindi insieme al Partito Socialista, la sinistra del Partito Socialista, e poi l'editoria, diciamo, dei primi anni 70 della sinistra extraparlamentare, perché per capirsi, diciamo, da storica viene da dire che c'è un comune filone massimalista, potremmo dire, che unisce questo sguardo radicale sull'infanzia e che appunto in qualche modo invece rifiuta e contesta quel riformismo che viene attribuito a certe svolte linguistiche di Gianni Rodari e a Rodari e a Lodi stesso, che appunto viene definito il Kennedyan di Piadena nel 74 da un fantomatico collettivo bolognese, ma invece pare che fosse vabbè, insomma, una redattrice dei Quaderni Piacentini, di cui adesso non viene il nome, che appunto lo attaccava pesantemente per il fatto del suo riformismo. Cioè, che cosa consisteva il riformismo? Nel fatto che pensare di migliorare la scuola significava in qualche modo non contribuire a distruggerla. Questo è, cioè, se tu rendi un'istituzione tollerabile la perpetui nel tempo, invece bisogna abbattere i muri della prigione, distruggere la scuola. Una frase che Lodi scrive nella prefazione al Paese sbagliato, che ovviamente è letta in modo assolutamente antitetico, cioè c'è chi la prende alla lettera appunto, e c'è chi, conoscendo la storia di Lodi, ne coglie il valore intrinsecamente rivoluzionario, cioè il muro della scuola è un po' come questa stanza non ha più pareti, cioè è una metafora attiva, però insomma, che vuole dire che la scuola deve essere aperta fra dentro e fuori sempre e non deve mai rinchiudersi proprio come una prigione. Quindi sì, c'è appunto un legame fra questa editoria, fra questi tentativi editoriali che poi falliscono subito, e in seguito anzi a questo fallimento c'è una grossa rottura fra Lodi e Bosio che non si ricorrerà mai, in modo anche drammatico, perché poi appunto quando Lodi dovrà pubblicare i suoi libri già pubblicati con Bosio, con Einaudi, chiederà il permesso e Bermani gli scriverà una lettera che ho trovato nell'archivio proprio dell'edizione del Gallo, feroce, feroce proprio, in cui gli darà veramente del traditore, e Bermani ancora oggi non vuole parlare di Lodi, questa è la verità, insomma, perché è stata proprio una separazione molto dolorosa. Però questo non significa che appunto invece tanti temi sono transitati, tanti anche, diciamo, anche proprio tante soluzioni grafiche sono transitate, penso appunto a tutti i librini quadrati anche di Munari per Einaudi, vengono comunque per la prima volta, no, più da queste cose qua, e quindi
E poi c'è un bel dibattito, di cui riporto soltanto una parte del libro, che appunto, come diceva Franco Gambi, ai marxisti dell'infanzia non gli aveva mai importato niente, no? Cioè i bambini erano interessanti soltanto perché erano adulti in miniatura. Peraltro ieri ho parlato con una psicologa che mi diceva: io do per lei la mia paziente perché è una figura adulta. Io pensavo subito a Gambi, Rodari, poi però sono stata zitta perché non volevo ovviamente entrare così a gamba tesa. Però invece prendere l'infanzia per quello che è, prendere sul serio l'infanzia e non appunto pensare che l'infanzia è uno stadio dell'età adulta ancora non perfezionato, è una delle grandi caratteristiche di queste persone, e che appunto si esplica anche in questa letteratura, perché questi non sono libri per donnine, no? O per ometti, ma sono libri per bambini. Questo fa una differenza radicale, anzi su questo scusate ma ti farei una domanda a te, insomma. Sì. Non perché abbiamo l'occasione, ma su prendere sul serio l'infanzia all'editoria. Beh, questo è un dato significativo. Noi nella letteratura tradizionale per l'infanzia si sprecavano le manine, i nasini, le orecchiette. Quando facevo lezione dicevo che le orecchiette, alle studentesse le orecchiette sono buone per le scimmie di gaffa, ma non per i bambini, a forza di ditini, manine o altro. E soprattutto, questo è l'aspetto che emergeva e che emerge, ma l'altro aspetto che veniva fuori era quello che c'era dietro, perché le polemiche di quegli anni sulle mani dell'operaio di Renzo Pezzani, che è così, è una poesia apparentemente innocua, va in paradiso perché ha le mani con i calli e quindi così va in paradiso, e effettivamente era letta nella sostanza, era davvero figlia di una dimensione rinunciataria che veniva fuori anche da certa cultura popolare. A Genova si dice, per chi conosce il genovese poi lo traduco, chi ha più grazie Dio ringrazie, chi ne ha meno cusci fasse, chi ha più grazie ringrazie Dio, chi ne ha meno così faccia, che è un proverbio popolare, ma in questo caso rinunciatario. Chi ha più grazie ringrazie Dio, chi ne ha meno se ne stia al suo posto, non voglia fare il salto. E con questa dimensione spesso i libri di scuola, di lettura, si sono confrontati con una dimensione che anche tutte le... La capra del signor Secchino. La capra del signor, per carità, ci sono tutta una serie. Allora, la lettura per l'infanzia è stata connotata da quello. E non è detto che oggi non lo sia connotata. Se c'è una cosa che io credo abbiano detto con forza e con bravura nella loro carriera, Lodi, ma Rodari da Mando Capo e i maestri delle miciniera, proprio quella del libro di testo, no, lo costruiamo come percorso. Mettiamo davvero al centro il bambino, e mettere al centro il bambino è il metodo cooperativo, ma il metodo cooperativo non prevede che io ti do la filastrocca di Rodari, come è successo e come sta succedendo adesso con il commento e con le note. E guardate che sì, andiamo a vedere, io l'avevo fatto ormai molti anni fa questo esame, negli anni con l'85, quando c'erano stati il cambiamento di programmi o altro, e Carlo lo ricorda bene perché allora era l'ESA ed era il perno di questi cambiamenti, ma è colpevole, no, poverina, ma questi testi, quando mettevano, che so io, una poesia bellissima di Rodari, Stella senza nome, che dice: ci sono tante stelle nel firmamento ma ce n'è una senza nome, e anche lei non ha nome, ma grazie anche a lei la notte è meno scura. Io la trovo bellissima in quattro versi, e lo sapete qual era il commento? Il commento diceva: ti insegno le costellazioni al bambino, e così via in questi libri. Io non so come siano adesso, non ho più seguito, però il timore è che al di là di questi lavori straordinari anche di indicazioni, le cose poi non siano molto cambiate. Quindi la letteratura per l'infanzia ha
anche se ha fatto grandi progressi, se ne, soprattutto nella prima infanzia, con gli albi, con la grafica, eccetera, abbiamo una bella e buona letteratura, ma in realtà questi rischi ci sono. Perché forse queste lezioni che ci davano con l'azione maestri come Lodi o come Rodari, che davvero mettevano al centro. Guardate che ad esempio, se voi vedete Rodari nelle foto, nelle classi con i bambini, Rodari, vedete le registrazioni, ma Vanessa ne ha viste molte più di me, Rodari era anche capace non solo di interloquire, ma di dire non sono d'accordo. Cioè, per carità, non c'era, siccome sono dalla parte dei bambini e sono seduto fra i bambini, io dico sempre ai bambini di sì. Interrompeva anche i bambini, diceva, beh, adesso vediamo. Cioè, era capace di interrompere questo. Io credo che, tutto sommato, davvero, la letteratura per l'infanzia sia rimasta un po' un passo indietro da questo, non abbia saputo cogliere, nonostante le trasformazioni, tutto quello che di sostanziale e di politico e di civile c'era sotto Lodi e sotto Rodati. Però adesso devi parlare. Perché sabato scorso per l'Affunto a Fano sono andata a incontrare una classe che ha letto il mio libro che ho scritto per i ragazzi, si chiama Così del fuoco, sulla storia della scuola, però rivolto appunto a loro. L'hanno letto e durante l'estate hanno poi letto anche questo libro che si chiama Storia della buonanotte per bambine ribelli, non so se lo conoscete, un libro che ha avuto tanto successo, infatti mi sono augurata che portasse buona fortuna anche al mio il fatto che l'avessero letto insieme, ma insomma quello è veramente un best-seller. E a un certo punto, a proposito del non essere d'accordo con i bambini, molte persone della classe giustamente, mentre ho letto insieme, cercavano delle relazioni fra i due libri e gli ho detto no, però guarda, io non sono d'accordo, questi sono due libri diversi, molto diversi, perché appunto l'idea del talento che c'è in questo libro delle storie della buonanotte io non la condivido, perché il talento, se usato soltanto a fini come dire egoistici, non credo che sia una cosa che mi interessa interessante, tant'è vero che voi prima, ho detto una ragazzina, avete citato la figura che è messa insieme alle altre di Margaret Thatcher. Io dico, Margaret Thatcher avrà pure fatto come dire, una carriera in una società maschilista e avrà fatto tanta strada e si era arrivata alla presidenza di un paese storicamente appunto veramente era la prima donna, primo ministro, l'ho detto sabato scorso, in un paese come l'Inghilterra, e però appunto a che serve essere le prime donne a capo di un paese se poi si prende a smantellare lo stato sociale, i diritti, la scuola pubblica, e si rende il paese che ti ha permesso anche di essere quello che sei più ingiusto, no? E quindi appunto c'è stata una bella discussione con i bambini, quindi prendere sul serio i bambini, i ragazzini, insomma erano scuole medie, prenderli sul serio significa ovviamente anche dare loro la possibilità di agire criticamente su testi che leggono e che ovviamente con quello stemio che si dà alla parola stampata, soprattutto quando si va a scuola, si pensa che non si possa mettere in discussione. Cioè se la professoressa mi dà da leggere un libro, ma che faccio, lo critico? A meno che non c'è i propri genitori che insegnano a fare la critica pure dell'elenco telefonico, però insomma non è così, per cui è molto importante. Poi c'è un altro tema che fra i tanti che tocchi e che mi ha colpito nel libro, è quel capitolo dedicato alla lezione di tirocinio, il riportare una lezione di tirocinio, perché io credo che uno degli elementi anche forti di Lodi, anche se poi non è venuto fuori in maniera ritrattatistica, era proprio quello di riflettere sulla formazione degli insegnanti, cioè non tanto la formazione solo dell'infanzia, perché di questo ha sempre parlato, ma la formazione degli insegnanti. Tu lo cogli bene perché metti questo capitolo dedicato a una relazione di tirocinio e dimostri quanto poi in realtà è chi vive vissuto quegli anni ricorda quanto fossero inutili le lezioni di tirocinio incollati al muro degli studenti a sentire la maestra che spiegava, e qui viene fuori benissimo. Io credo che Lodi su questo riflettesse, e non a caso, come rifletteva Rodati, e non a caso entrambi, al di là di quelle che potevano essere
anche per lodi, rapporti con amici e altro, non ne davano mai la parola con i giovani, con le giovani maestre, cioè che scrivevano per così dire. C'era un atteggiamento, uso la brutta parola che non ho mai, pedagogico, ma pedagogico nel senso, è una brutta parola perché i pedagogisti così storicamente si può dire, ma non mi danno un po' i pedagogisti, i filosofi dell'educazione che non si sporcano mai le mani, quindi però effettivamente avevano questo atteggiamento di spiegare, cioè ad esempio di capire e di dire non tanto cosa va fatto, ma cosa non andava fatto di quello che insegna e insegna i futuri maestri a fare i maestri. Infatti quando lo fa io trovo il lobby più debole, nel senso che lui ha tutti i suoi due libri sulla scuola, sono cioè, Speranza se questo accade al volo e Il paese sbagliato. Il primo è il suo diario di scuola proprio degli inizi, quando lui appunto inizia a fare il maestro, ha tanti dubbi, sbaglia, prova proprio come CV, insomma. E entra in una scuola, non sa bene che fare, poi scopre il movimento operativo e inizia a confrontarsi e quindi a sbagliare di meno, comunque a sbagliare insieme agli altri e comunque a rendersi conto degli errori e a condividerli, a raccontarli e così. Il paese sbagliato, che invece viene scritto nel decennio successivo, negli anni 60, è pubblicato nel 70, è un libro più sicuro, cioè un maestro più sicuro di sé, ma comunque è sempre un libro bellissimo, che però appunto la cui parte secondo me più debole, ma ovviamente stiamo parlando di due testi meravigliosi, è proprio la prefazione, che è una prefazione nella quale invece appunto nella lettera Arcadia si dice in qualche modo si dà questa chiave di lettura, dire ai futuri maestri, no? Che poi appunto c'è anche una nuova edizione degli anni 80 e poi un'altra successiva, cioè dire questa è una guida per i futuri maestri. Allora i futuri maestri, che ovviamente spesso non hanno, cioè cercano la parola che ogni lato schiude, come diceva il nostro conterraneo, esatto, da informe, chiare lettere di fuoco, esatto, è proprio questa ricerca, che è una ricerca originaria proprio, come ci dimostra appunto la poesia italiana, del cercare parole chiare che dicano esattamente che cosa siamo, e invece normalmente si dice cosa non siamo. Allora appunto quando si cerca proprio il valemerum, i bignami, così chiaramente si rischia di fare i danni, mentre nella prassi quotidiana, nel diario, nelle pagine di diario c'è appunto il come non si deve fare, cioè come io faccio è come io provo a fare, come potete provare a fare anche voi, quindi non c'è un'indicazione pedagogica, c'è un'intenzione pedagogica che è una cosa estremamente diversa, no? Che è appunto un tirocinio che si fa tutti insieme e sul quale ci si confronta. E in questo io credo ci sia il lodi proprio più grande, quello più attuale, quello che non invecchia mai, per cui si possono leggere libri scritti negli anni 50 e 60 ancora oggi con la stessa freschezza e lo stesso entusiasmo, ripeto, perché invece appunto un po' invecchia la parte più immediatamente ideologica, perché risponde a un'istanza che è quella posta lettera a una professoressa che cerca, come dire, una parola che dica invece che cosa siamo, e quando si dice che cosa siamo si fotografa un momento storico e difficilmente si riesce poi ad assomigliarsi 10 anni dopo. Invece quando si racconta cosa si fa è più semplice, no? È più rimane più nel tempo, e in questo davvero quella è la pratica anche appunto nel carteggio con gli altri insegnanti, tutti questi diari che vengono pubblicati. Prima Alberto citava appunto il bollettino del Movimento di Cooperazione Educativa, io l'ho letto dal 51 all'85, poi appunto mi sono fermata prima, però lì la quantità di diari, di lettere, di scambi è grandissima. Appunto c'è lo scambio tra la maestra Sara Cervini e Mario Lodi, che poi viene fuori nelle pagine del bollettino. C'è l'esperienza della maestra appunto Vigiaretti nella scuola prima della Magliana, poi con Lodi, che poi diventerà appunto Rodari al Trullo. C'è la maestra, la compagna di Giuseppe Tamagnini, che lavora a Col di Gioco, Giovanni Legatti. C'è Nora Giacobini, perché poi qua non si parla soltanto di maestri e maestre, ma si parla anche di professori, di scuole di secondaria e anche di secondaria di secondo grado. Nora Giacobini, che poi
andrà a vivere da Franco Lorenzoni e lì appunto vivrà fino agli ultimi giorni. E insomma tantissime sono le figure che proprio raccontando quello che fanno creano questa cooperazione. E d'altra parte l'idea... Ma voi diteci quando dobbiamo... No, adesso ci fermiamo, è un'ultima cosa, ma ci fermiamo perché tocca anche a loro, non per carità. Un'ultima riflessione, effettivamente. L'idea del lavoro cooperativo, del lavoro insieme, dello stimolo all'infanzia, in realtà nasce, io credo, non solo col dopoguerra, ma nasce già un po' prima, perché proprio recentemente, è stato pubblicato il registro di classe di Gianni Rodari. Rodari fa il maestro supplente per un po' di anni, poi prende il posto di ruolo nell'anno 42-43, quindi immaginate la situazione. E questo registro, che è stato poi trovato negli archivi della scuola e pubblicato due anni fa, dà elementi e spunti significativi. Il maestro Rodari innanzitutto entra in classe, vede una classe di 40 di cui 20 sono ripetenti e quindi già tutti maschi ovviamente, poi incomincia a parlare, dice con il freddo che c'è questi bambini, cosa volete che imparino? Questo lo scrive, ed erano anni non facili da scrivere, ma soprattutto comincia ad applicare un metodo, dice ma invece del tema ho chiesto che mi raccontassero qualcosa e annota in questo registro di classe e sono venute fuori delle cose, dei dati interessanti. Siamo nel 42-43, quindi questa idea, probabilmente forse la guerra, quello che aveva rappresentato il fascismo, l'atmosfera gridata che invece si opponeva all'atmosfera dialogica. Rodari poi dice ad esempio la storia. Dovevo parlare delle 5 giornate di Milano. Dice, ho trovato le vignette satiriche, che nell'Ottocento le illustrazioni erano quelle satiriche, le ho mostrate ai ragazzi ed è stato un successo, una cosa del genere. Fare storia non raccontando un libro o altro. Quando io leggevo queste cose, perché poi sono uscite 2 anni fa, ma non si conosceva. Dico, Perbacco, allora torniamo un po' indietro e cerchiamo davvero di vedere come questo movimento, diciamo, democratico di partecipazione sia nato prima e sia nato probabilmente proprio a seguito di quello che diceva Rodari. Dice Rodari, io leggevo i poeti Montale, Catto, perché le loro parole sommesse in qualche modo erano davvero un'alternativa alle verità gridate del fascismo. E allora questa io credo che sia una conquista della democrazia che forse non abbiamo saputo nemmeno tenere da conto, visti i tempi oggi. Sì, infatti proprio visti i tempi oggi, così come non è scontato che la democrazia non porti in sé, proprio perché la democrazia anche istanze, germi autoritari, senza reprimerli, così possiamo e dobbiamo pensare che anche dentro il ventennio fascista hanno continuato a circolare sia attraverso le singole biografie che attraverso una serie, no? Per esempio la famosa riflessione sulle traduzioni, no? Attraverso le traduzioni che sono state davvero quella, la cosa più importante che ha consentito agli altri di non sprofondare nel provincialismo disperante in cui voleva sprofondarla il regime, appunto attraverso le traduzioni hanno continuato a circolare idee e così, insomma, anche opportunità, possibilità di un mondo diverso. E quindi ci sono ovviamente, oltre a modelli italiani, il tuo amato e anche mio amatissimo, De Amicis per un certo verso, ma ci sono anche tutte le volte che parlavo con Roberto Maragliano, ricordati di Mosta,
il libro appunto I ricordi di scuola di Giovanni Mosca, appunto, dove c'è questo moscone che entra in classe e lui fa la lezione sul moscone. Insomma, la scuola attiva è un'intuizione di fine Ottocento, ma se vogliamo andare indietro è un'intuizione di Rousseau, e quindi quella roba lì c'è, circola, continua a circolare, poi chiaramente viene schiacciata da un punto di vista proprio egemonico, da un idealismo che ancora oggi, comunque ancora oggi dobbiamo fare i conti, però non è che non c'è, e quindi quel modo di essere maestri in qualche modo si può riallacciare una tradizione, tant'è vero che uno dei punti di riferimento più importanti del movimento di cooperazione educativa agli inizi non è un marxista che è stato in Russia durante la guerra, ma è appunto quel Codignola che a Firenze ha riaperto la scuola città, ha aperto la scuola città Pestalozzi, sta nel dibattito pedagogico dagli anni 10 del Novecento, ha come punto di riferimento Lombardo Radice, che ha scritto con Gentile la riforma del 23. Insomma, si cerca di riallacciarsi, come nota Lamberto Borghi in un libro bellissimo che c'è nel 51, cioè Autorità e democrazia nella scuola appunto italiana, al filone della democrazia, che poi quello dell'autorità l'abbiamo visto, insomma. Bene, io direi che qui possiamo, insomma, fermarci e naturalmente lasciare spazio agli interventi. Se ci sono. Abbiamo il filone della democrazia, dell'autorità. L'abbiamo steso, eh? Sì. Bello, perché sarete tutti insegnanti, e queste sono le facce degli studenti quando voi dite: avete domande sulla lezione? Laida, avete parlato della TV, di Mario Lodi a TV, e noi ci siamo guardati, non siamo d'accordo. Ricordiamo che Mario Lodi inizialmente era entusiasta della TV, sì, però forse avete dato per scontato un passaggio che non era chiaro per tutti. Lui dopo la televisione di Berlusconi, la televisione privata, un certo tipo di televisione si è scagliato contro. Sarebbe interessante riflettere all'interno dei gruppi, delle associazioni, delle scuole, di quello che sono i media oggi, cioè cosa direbbero ora di tutto quello che c'è su internet, dei social e delle dipendenze che causano, perché voi, ci sono tanti professori di scuola secondaria qua, penso che di sfondare una porta aperta, poi dopo la pandemia non ne parliamo. Questi strumenti hanno potenzialità enormi, sono utilissimi, un insegnante che non li sa usare non è un insegnante adeguato, perché comunque Mario Lodi portava in classe il circostilato, cioè le stampavano e portava le prime cineprese, quindi erano insegnanti che usavano le tecnologie. Un insegnante che oggi non sa usare un computer, internet, una classe virtuale non può starci. Qua avete un bellissimo laboratorio digitale, fate un sacco di attività, ma ci interroghiamo sui danni che queste cose producono se lasciate in mano ai ragazzi dentro la loro cameretta, senza degli strumenti critici di utilizzo, senza dei limiti. Questa è una riflessione che mi è venuta in mente parlando del Mario Lodi contro la TV, ma di un certo tipo, di certo non era solo apocalittico, ma era proprio una disgustato da quello che poi era diventato, e ci aveva visto lungo, forse. Non è una domanda, era una riflessione. No, però invece, però io, perché giustamente dando per scontato, io ovviamente dando per scontato che su questo c'è scritto il libro, e quindi c'è proprio tutto un passaggio sulla relazione fra Lodi, le tecnologie, come lui le inserisce a scuola, ce le porta, l'uso del cinema nel movimento di operazione educativa, Raffaele La Porta. Cioè, effettivamente ha ragione Alberto, io ho dato per scontato una cosa che mi sembrava ridondante nella mia testa, perché la sapevo proprio troppo bene, cioè il fatto che il movimento di cooperazione educativa, che all'inizio si chiama cooperativa della tipografia a scuola, mette al centro una tecnologia, cioè la tipografia. E nei primi convegni, se voi guardate i programmi, c'è proprio uno di Pavia, con il preside di Pavia, che come si
chiama in Turdisi, che tutte le volte fa i laboratori di didattica del cinema nel 51, nel 52, poi appunto la fotografia, Raffaele La Porta scrive saggi bellissimi sull'uso didattico del cinema, Lodice aveva, è uno dei primi che si compra la cinepresa e col fratello Sergio fanno i filmini, fanno i documentari, riprendono i canti popolari, l'uccisione del maiale, c'è quella conversazione divertentissima con Zavattini che gli dice beh certo non è granché vedere ammazzare un maiale e lui dice beh vabbè perché si vede che non fa parte del tuo vissuto insomma, però effettivamente così e fino agli anni 70 lui rivendica l'uso di ogni tipo di la televisione appunto una amica e maestra fino agli anni 70, quindi è vero che c'è una svolta dopo gli anni 80 che è apocalittica ma perché la televisione cambia, però appunto in questo io non riesco a trovo che ci sia una questione proprio di metodo, di fondo, che invece probabilmente in qualche modo non viene perpetuato fino alla fine, per cui si dà uno sguardo più ideologico che non... Insomma, l'idea che io penso che Lodi e Rodari fino alla fine degli anni 70 non avrebbero mai detto che un medium in sé è pericoloso, mai. E questa cosa chiaramente ci può venire in mente soltanto perché dopo Popper e appunto e anche Lodi a TV spenta siamo e ovviamente dopo Berlusconi insomma abbiamo visto come i mezzi di comunicazione possono essere piegati, però non era la prima volta, cioè anche alle scuole di Francoforte è stata apocalittica nei confronti, cioè c'è un filone ecco diciamo anch'esso nel Novecento di apocalittici nei confronti dei mezzi di comunicazione che metodicamente Rodari in qualche modo decostruisce a colpi di antiretorica dicendo appunto che poi alla fine il tema è che qualsiasi strumento, anche il libro, può essere pericoloso. Come diceva Steiner, si può leggere Goethe e concepire Auschwitz, quindi è proprio una questione di metodo secondo me. Sì, in effetti io credo che quello discorso delle tecnologie sia un po' da separare dall'ultimo Lodi della TV a Capotavolo o altro, perché nessuno ce l'aveva con le tecnologie. Quello che io mi sento un po' di contestare, perlomeno di non essere d'accordo, è l'uso davvero apocalittico, nel senso no. Poi è chiaro che gli anni berlusconiani delle televisioni private hanno portato tutto quello che diciamo in termini di volgarità, ma l'atteggiamento, mi pare, partendo dal metodo che avevano, doveva Rodari, Lodi, a mio parere in questa fase non doveva essere quello propagandistico del titolo, la TV, quanto quello del capire, dell'integrare e del leggere razionalmente il fenomeno, ovviamente condannando, appunto, dare degli strumenti di difesa, perché tanto l'atteggiamento di condanna viene fuori, non porta da nessuna parte se non si interviene razionalmente sui processi. Quindi è quello che io trovo un po' ridondante e inutile, non certo la dimensione tecnologica, perché guardate che anche la scuola italiana negli anni 50, le indagini che avevano fatto anche l'Apide e coso, era ricca di fermenti cinematografici o altro, certe volte erano molto istituzionali, ma certe volte erano rivoluzionari. Quindi va bene. È il centenario di Federer a tutti i costi. No, sì, la maniera più solida. No, vieni qua. No, va bene. Dunque, io ho conosciuto Lodi, abbiamo lavorato insieme quando dirigevo in particolare vita scolastica, lo conoscevo da prima. Vi racconto solo un piccolo aneddoto, perché io non ho il livello alto che avete tenuto, perché avete tenuto un livello molto alto. Adesso farà una pernacchia. Beh, ci sta una pernacchia. Dunque, è vero che Mario all'inizio vede la televisione e scrive delle pagine molto belle in C'è speranza se questo accade al Rock, come uno strumento straordinario. E ricordo che Mario era appassionato di calcio. Era appassionato di ciclismo. Interista, no? Non lo so, questo sì. Era interista. No, aggiungiamo gli storici. No, sì. Perché nella mongolfiera a un certo punto i bambini arrivano a Roma, sì. E c'è una partita tipo Roma-Inter, e loro ti fanno tutti. Vabbè, certo, vabbè, ma contro Roma, no, certo, però. Piano.
carità. Ottimo. Ma il glielo dare che era Juventino. Scusate, insomma, era un difetto macroscopico, glielo dare che andava detto prima o poi. Io lo amo, ma è così. Dunque, quindi molto entusiasta, in particolare, essendo appassionato di calcio, l'esempio che porta è proprio che meraviglia poter vedere l'Italia contro l'Argentina, no? Poterla vedere, non solo sentirsela raccontare da Carosio, eccetera. Che accade? Accade che tutta la televisione, a un certo punto dopo gli anni 90, anche quella pubblica, si adegua a modalità di comunicazione, divertimenti, modi di divertirsi che le televisioni private avevano in qualche modo inserito. Perché anche la RAI, ora tu sei appartenente alla RAI, no, perché non è stato detto che lei lavora in RAI, non so se è una virtù o un vizio da vergognare, però lei lavora in RAI e quindi conosce benissimo questo mondo. E quindi intanto c'era stata una forma di contaminazione e quindi non si torna molto indietro. Non è che la RAI abbia fatto una televisione per molto tempo molto diversa da quella che in qualche modo poi... Sì, c'era Guglielmi negli stessi... Oh, assolutamente, sappiamo bene qual è la storia, ci mancherebbe, nasce RAI 3, tutto quello che vuoi, però insomma voglio dire che la contaminazione c'è stata. Vi racconto questo aneddoto quindi. Appassionato di calcio, comincia l'abitudine, la consuetudine di fare il calcio commentato. Commentato, no, tutto sommato, lui mi disse, ma perché deve essere commentato una partita? Una partita tu la vedi, hai l'opportunità di vederla anche da vicino, perché ci sono le riprese molto vicine, perché mai deve essere commentato? Poi successivamente sono state anche commentate da due o tre e quindi il commento in qualche modo poteva allontanarti dalla visione della partita. Allora che cosa fece Lodi? Cosa faceva Lodi? Azzerava l'audio per potersi vedere la partita. Ecco, questa la reazione. Questo lo faceva, l'ha ricordato, se vi fa piacere di ricordare anche questo particolare, il genero che ha scritto nel sito, che cito perché ha una quantità incredibile di documentazione delle varie cose, proprio la settimana scorsa. Se vi interessa vedere un po' delle cose che si sono fatte in Italia, www.centenariomariolodi.it, e molte delle cose fatte appaiono, e il genero che non ha mai parlato, che fa tutto un altro lavoro, tutto un altro mestiere, ricorda il suocero per la prima volta alla fine del centenario e ricorda questo particolare adesso che mi ha raccontato. Molto molto bello. Prego. Qualcun'altra? Posso sì, ma due riflessioni così, dopo aver letto il libro, a me è venuta una voglia di essere nata prima e di aver potuto vivere gli anni 50. Poi, gli anni 50 però, perché poi dopo... Nostalgia degli anni 50. Non pensavo, cioè una roba, forse ho compiuto 50 anni e mi è successo qualcosa, però effettivamente nostalgia degli anni 50. Perché... è anche la parte del libro che forse mi è piaciuta di più, la prima, perché poi quando cominciano tutte le menate ideologiche tra questi e quegli altri, le accuse, tu non sei, tu sei, quell'altro è così, tutta quella freschezza e quella, come dire, quell'innovazione proprio che veniva appunto dal confronto, dalla discussione, dalle pratiche, che probabilmente era, come dire, solo di pochissimi, perché probabilmente la maggior parte della scuola non era così, era una vecchia scuola tradizionale eccetera, ma quella freschezza così
si perde. C'è questa ideologizzazione, c'è anche questo trasferimento delle pratiche, questa roba orrenda delle buone pratiche che io trovo orrenda, come se uno potesse prendere una roba e la rifai uguaglio da un'altra parte che non c'entra niente. E ormai tutto funziona con, cioè addirittura proprio anche i progetti europei devi fare poi dopo in fondo le buone pratiche, una roba veramente che non si può sentire. E quindi poi tutta quella parte lì invece mi ha posto tante questioni, perché io invece sono cresciuta in quel periodo lì, cioè io sono del 72 come te, io e gli altri, cresciuta lì, cresciuta poi con l'autonomia scolastica che, nata come meravigliosa idea, ha poi ingabbiato e reso tutto difficile. Mi è capitato recentemente di chiacchierare con mio zio, il fratello di mio padre, ha 2 anni più di lui, mio padre 80 anni, ne ha 82, maestro, giovane maestro in Sardegna, a Sassari. Lui parte e va a insegnare in Gallura, dove arriva con le sue riviste di pedagogia sotto il braccio, vestito di tutto punto con questi galli, che voglio dire allevavano pecore, allevatori che lo guardavano un po' così, e racconta che avevano trovato dentro il campo davanti alla scuola dei resti di un maiale, me l'hai fatto venire in mente parlando del maiale, dei resti di un maiale, e fanno lo scavo e ricostruiscono perfettamente lo scheletro del maiale a scuola e appendono con tutti i fili per avere come fatto lo scheletro. Quella era una scuola vita, oppure che lo so, faceva delle cose, faceva delle robe sulle percezioni, chiudeva i ragazzini volontariamente nei posti bui per sentire che cosa sentivano, cosa non sentivano, gli odori, i rumori, le cose. Io pensavo in una scuola di oggi chiudessimo un ragazzino a scuola, cioè ci legano subito, la sicurezza, la privacy, questo e quest'altro. Per cui sì, mi è venuta tanta voglia di tornare indietro in qualche modo, nascere in quel periodo lì. L'altra cosa che mi ha proprio solleticato è questo discorso del metodo della ricerca. Mi è venuto tanta voglia di leggere e studiare, e devo dire che un libro che mi fa venire voglia di leggere e studiare lo considero un bel libro, un libro che vale la pena. E quindi mi è venuta voglia di leggere e studiare di questo metodo della ricerca, perché io, tu dicevi prima, nato in campagna, poi lo puoi trasferire appunto in città, puoi fare lo studio, e io pensavo, ma pensate a tutti questi ragazzini che adesso fanno le cose su TikTok, si potrebbe fare un metodo della ricerca, oppure i testi di questi orribili trapper che sono... Non sono male, cioè se uno li considera un oggetto di ricerca e un oggetto di conoscenza invece che semplicemente della cacca come spesso è il demonio, forse potrebbe anche essere, come dire, ecco, mi è venuta tanta voglia di... ti ringrazio. Quanto all'età, se vuoi facciamo scambio. C'era Sciascia che diceva, che lui diceva, io scrivo quando ho voglia di leggere, che è una cosa verissima, no? Io, cioè, quando proprio voglio, adesso ho proprio voglia di leggermi tutto Rodari, allora uno si mette lì. E però appunto l'idea del libro, adesso in treno stavo leggendo il libro, le contropresentazioni, cioè compratevi il libro di Sandro Portelli su Bob Dylan, anche se di Bob Dylan non sapete niente come me, è proprio un libro eccezionale, un libro in cui racconta la storia culturale di Dylan rispetto a se stesso, alla sua carriera di studioso, ma alla storia d'Italia, la storia del mondo, ai movimenti politici, al festival su Bob Dylan che fanno in India, è un libro eccezionale. Cioè te lo leggi e ti viene intanto aver voglia di ascoltare solo Bob Dylan, ecco, sai, non ho mai fatto in vita mia. Però appunto, grazie, ma è molto bello sentirsi dire questa cosa, perché quando io la provo è fantastica.
Allora, come si dice in questi casi, il libro sta in fondo alla sala e se lo volete comprare io sto qua per firmarvelo, però ci sono anche le riviste del Movimento di Cooperazione Educativa, c'è Andersen e soprattutto Simona, non so che tessere ci sono per iscriversi a cosa, perché prima la prima Simone ha detto oggi faccio iscrivere tutti, a cosa?